Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in compagnia della famiglia Helton, Michael e Rose, che ci aiuteranno a imparare a fare delle bellissime fotografie da appendere alle pareti delle nostre case Sims. Per fare questo, io vi parlerò di alcune mod, ma anche dello Staff Pack Moschino. Infatti, per realizzare delle belle foto, abbiamo a disposizione proprio da The Sims lo Staff Pack Moschino che è uscito fuori con tantissimi oggetti dedicati alla fotografia, un treppiedi, una macchina professionale. C'è anche la possibilità di fare la carriera da fotografo. Abbiamo gli sfondi, abbiamo il segnale per terra, diciamo, per la posa. Tutto molto interessante, ma per gli amanti delle mod, come lo sono io, vi parlo di tre mod fondamentali che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di fotografie e messe in posa. Queste mod sono il teleporter in sim di Skumbumbo, il pose player di Andrew e poi la ISO Love Photos di Ravashin. Prima di scomporre la nostra coppia e realizzare delle nuove pose, andiamo subito a cercare e scaricare le mod di cui vi ho parlato. Prima di tutto ci basterà semplicemente aprire una pagina internet e sulla barra delle ricerche cercare la voce Pose Player. Magari mettiamo anche Sims. Il primo risultato che uscirà sarà proprio quello di Andrew Studio e all'interno del sito. In questo caso, la prima mod disponibile sarà proprio il Pose Player. Ma che cos'è questo Pose Player? Non è altro che la mod che ci permetterà di mantenere i nostri sim in una determinata posa. Abbiamo la possibilità di scaricare tramite il Mediafire oppure Google Drive. Io procedo con Google Drive. Ecco che ci dice il contenuto della cartellina. Andiamo su Scarica. Aprendo una qualsiasi cartellina di esplorazione file, dovreste trovare fra i preferiti la voce download. Qualora non ci fosse, vi basterà scrivere qui sopra download e si aprirà appunto la cartellina con tutti i download vostri. Ecco qui la Andrew Pose Player. Aprendola c'è quello che ci aspettavamo, insomma, una sottocartella dedicata al PC Mac Apple e poi due file che ci serviranno per essere installati all'interno della cartellina mod. Vi preciso che i due file sono un package e uno script, per tale motivo vanno inseriti nella cartellina mod così come li trovate, per cui così come sono le potete trascinare all'interno della cartellina mod. Io ce li ho già e sono esattamente qui. Stessa cosa facciamo per il teleporter in eSIM. Torniamo sulla pagina di Andrew Studio e andando poco più sotto troveremo la mod che ci interessa, ovvero il teleporter in eSIM. Ve ne accorgerete perché troverete l'armatura argentata dorata. Scarichiamo tramite Mediafire. Anche in questo caso troveremo la cartellina all'interno della sottocartella download, eppure qui abbiamo due tipi di file, un package e uno script. Entrambi vanno copiati nella cartellina mod. Io ce l'ho già e sono esattamente qui. Fatto questo, ci serve quella che io adoro più di tutto ed è la ISO Love Photos. Andiamo su una nuova scheda e cerchiamo il sito di Ravashin. Mettete sempre Sims 4 che magari vi aiuta nella ricerca, ma sarà facilissimo trovarlo. Ecco il suo sito. Questa content creator è bravissima, io vi consiglio di andare a dare uno sguardo a tutte le sue mini mod. Clicchiamo su download e verranno fuori appunto tutte le sue creazioni, ben 19 pagine. Per accorciare i tempi vi dico che troveremo la nostra mod alla pagina 5. Ecco la ISO Love Photos e poi qui sotto c'è una mod che vi chiedo di attenzionare perché è fantastica se vi interessano e vi piacciono le foto ed è la Photographic Memory 2.0 di cui vi parlerò più avanti nel video. Andiamo a scaricare la ISO Love. Avrete una breve descrizione di quella che è la fotocamera, ma vi basterà cliccare su download e vi ritroverete il file all'interno della cartellina. Eccola qui. Essendo semplicemente un file package, questa può essere anche organizzata in sottocartelle. Scarichiamo
Se siete un po' maniache o maniaci dell'ordine, come lo sono io, la mia cartellina mod, come potete vedere, è ben organizzata in base alla tipologia di mod. Vedete arredamento, CAS, cucina, crea un sim. In questo caso, essendo una fotocamera, andrà su arredamento e anche qui organizzato in sottocartelle. Ho la cartellina per la creatrice che è proprio la RVSN, quindi Ravashin. Copierò il file qui dentro. Ovviamente non per forza dovete avere la cartellina delle mod organizzata come la mia, anche se io ve lo consiglio perché vi è più facile da gestire, ma il file può essere inserito direttamente nella cartellina senza sottocartelle. Dopo questo gioco di parole, vi dico che è importante anche andare a scaricare la cosa principale, ovvero le pose. Io ho alcuni content creator che mi piacciono moltissimo, uno tra questi è Simsulani, adesso io ce l'ho tra i preferiti, ma vi basterà scrivere Simsulani The Sims 4 o Simsulani Patreon sulla barra degli indirizzi e vi verrà fuori la sua pagina. Ci sono tantissime pose, ma veramente tante. Qui siamo arrivati alla 420, alcune sono ancora a pagamento, altre invece sono tranquillamente gratuite. Vi basterà andare in fondo dove trovate la piccola attach e il nome della mod con scritto punto package, vuol dire che potrete scaricarla. Anche in questo caso, aprendo la cartella dei download, ci troveremo anche questa andrà passata all'interno della cartellina mod. E qui, sempre per non andare lontano, io ho una sottocartella chiamata Pose e un'altra cartellina chiamata Simsulani, per cui la sposto qua dentro. Ce l'ho già, per cui sostituiamo. Troveremo ovviamente il file all'interno della cartellina download e ci basterà copiarla dentro la cartellina mod. Anche in questo caso io ho una sottocartella chiamata Pose e un'altra dedicata a Simsulani, per cui mi basterà copiarla al suo interno. Voi potete scegliere di organizzarla come meglio credete. Un altro nome di creatore di pose che mi piace molto è Ratboy Sims. Ve ne consiglio qualcuno e poi ve lo metterò nell'info box. Adesso andiamo in gaming e scopriamo come funzionano. Prima di liberare Rose e Michael dalla loro posa, vi consiglio di impostare la modalità di gioco, ovvero l'autonomia dei sim, come no. Perché in questo momento i miei sim hanno l'autonomia totale, mettiamo no. In questo modo, mentre realizzerete le vostre foto, i sim non sentiranno l'esigenza di scappare a destra e a sinistra, quindi potremo averli sotto controllo. Un'altra cosa che vi consiglio è quello di utilizzare i trucchetti, o meglio, in questo caso, Ctrl-Shift-C, vado a mettere il Move Object, quindi bb.moveObjects, il Testing Cheat. E poi io ne utilizzo un altro, ma perché mi serve per utilizzare molto il CAS. Fatto questo, sciogliamo i nostri sim dalla posa. Eccoli qua, rimangono uno accanto all'altro. Perfetto. La prima cosa da fare è quella di realizzare un set. Ricordatevi che, come per tutti gli oggetti della modalità costruisci, è sempre importante essere in un terreno, come dire, edificabile, quindi dove possiamo costruire e piazzare oggetti. Per prima cosa andiamo a prendere il nostro teleport. Se avete tanti oggetti e tanti CC, vi consiglio di scrivere qui nella barra proprio teleport e viene fuori Sim Teleporter Destination, così sarà più semplice da prendere. Eccola qui la nostra armatura. Poiché vogliamo fare una foto con la posa di due soggetti, andremo a selezionare due volte l'armatura. Cambiamo un po' lo scenario, facciamo con, diciamo, sottofondo della serra degli Elton e andiamo a cliccare due volte l'armatura, una sopra l'altra. Ok, ci sono, ma non si vedono. Adesso vi conviene impostare già il set fotografico. Se avete lo staff pack di Moschino, vi consiglio il treppiedi. Ma vi garantisco che la ISO LOVE Photos di Ravashin può essere utilizzata anche senza il treppiedi. Proviamo entrambe le cose. Qui c'è il treppiedi e poi cerchiamo la
Isle of Photos tramite la sigla che vi consiglio di scrivere RavaShin, quindi RVSN. Ovviamente verranno fuori tutti gli oggettini che avete scaricato di questa creator, ma ecco qui la nostra fotocamera pazzesca, full control camera. E adesso vi spiegherò perché. Possiamo andarla a mettere sopra il treppiedi, oppure, proprio perché abbiamo il Move Object, possiamo alzarla con il tasto Alt e 9, la alziamo e posizionarla all'altezza che più ci interessa, o addirittura la posizione, quindi vicina, lontana, insomma come preferiamo. In questo caso mettiamola momentaneamente sul treppiedi. Fatto questo, siamo all'esterno, quindi le luci non ci sono d'aiuto, dobbiamo sfruttare la luce del giorno, quindi la luce esterna. Proveremo dopo a fare delle fotografie all'interno e vi farò vedere come sfruttare al massimo il pacchetto, lo staff pack Moschino. Una volta impostato il treppiedi, la fotocamera e il nostro teleport, andiamo in gaming e scopriamo come fare la posa. Clicchiamo sulla nostra statua armatura e abbiamo due opzioni: Summon a Sim to Here o Teleport a Sim Here. Summon a Sim ci dà la possibilità di far venire in questo lotto e quindi in quella posizione qualsiasi Sim in gioco o meno. Invece, Teleport a Sim Here ci dà la possibilità di chiamare in quella posizione i Sim che sono nei paraggi. In questo caso noi servono Michael. Vedete, Michael è arrivato, ma c'è l'altra armatura, che la seconda armatura che abbiamo scelto. Mettiamo su Rose. Ecco, adesso loro sono sovrapposti, quindi uno sopra l'altro. Potete vedere quanto è simpatico Michael con gli orecchini e un seno sporgente. Dobbiamo impostare per loro la nostra posa. Clicchiamo in questo caso su uno dei due personaggi, facendo bene attenzione a chi abbiamo scelto. In questo caso stiamo cliccando su Michael. Dal menu avremo Pose by Pack o Pose by Name. Io ve lo sconsiglio Pose by Name perché di solito tutte le pose hanno un nome pazzesco e quindi è difficile da ricordare, anche perché va inserito correttamente, quindi non solo la sigla o non solo diciamo una parola che la ricordi. Per cui andiamo tranquillamente con Pose by Pack. Come vedete, io ho una serie infinita di pose, tutte diverse, molte delle quali sono di Simsulani. Ne scelgo una che mi piaceva, che ho scaricato da poco, che è questa appunto, Hold Me Closer. Selezionando la posa ci dà delle alternative, perché dovete sapere che ogni posa che scaricate ha diverse, scusate il gioco di parole, pose al suo interno. Come vedete, questa ne ha ben 4. Per ogni posa, quindi ad esempio posa numero 1, abbiamo evidenziato in questo caso l'uomo e qui abbiamo evidenziato la donna. L'importante è che vi rendiate conto del sim al quale state attribuendo la posa. In questo caso mettiamo per Michael la posa dell'uomo. Abbiamo la possibilità di selezionare una seconda posa e visto che ci siamo, impostiamo la posa numero 2. In questo caso è sempre questa dove è evidenziato l'uomo. E poi cerchiamo di andare a prendere Rose. Qui vediamo la coda oppure il seno, quindi clicchiamo su, vediamo se è Rosa. Accertatevi sempre che sia lei e leggendo il nome che vi dà il mouse. Clicchiamo su Rose, anche in questo caso pose by pack. Dobbiamo andare a ricordarci a prendere la stessa posa che abbiamo utilizzato. Eccola qui, Hold Me Closer. Per lei invece scegliamo la posa B, perché è evidenziata la donna, e la seconda era sempre la posa B, dove è evidenziata la donna. Adesso mettiamo play e facciamo la magia. Eccoli qua, i nostri sim bellissimi. Sono già in posa. Rimarranno così in posa finché voi non gli direte di smettere di posare. Per smettere di posare si può smettere o cancellando proprio l'azione, sia per la donna, in questo caso sia per Rosa che per Michael, oppure potranno smettere di posare se ad esempio fate una fotografia, quindi una posa con un sim che non è nella vostra unità familiare, potrete cliccare su quel sim e cliccare su Stop Posing. Lo vedremo dopo magari con una foto fatta con un animale, ok? I nostri sim sono belli che in pose, andiamo a fare la fotografia. La bellezza di questa macchinetta fotografica, quindi di questa mod, la ISO Love Photos, è che non vi serve nessun altro sim per scattare la fotografia. Basterà cliccare sulla macchina fotografica
e fare scatta una foto. In questo caso, una volta scattate le foto, andranno tutte nell'inventario di Rose, del fotografo che sta cliccando su scatta una foto. La bellezza di questa macchina fotografica è che abbiamo libere tutte le funzioni, ovvero ci possiamo spostare a destra e a sinistra, in alto e in basso, possiamo modificare e ruotare la fotocamera, in questo caso non ci serve, però in base a come l'abbiamo impostata si può ruotare di 360 gradi e possiamo impostare qualsiasi tipo di filtro e di colore. Io toglierei, ok. Ovviamente le pose non cambiano perché in questo caso i coniugi Elton hanno la loro posa già prestabilita da noi. Facciamo una bella posa per lungo. Vi devo dire che mi piace di più così. Ricordatevi di fermare bene il mouse. Ovviamente possiamo fare lo zoom, quindi zoom in avanti e zoom indietro. Facciamo un bello zoom davanti, spostiamoci leggermente così. Quindi non vi servirà dover spostare il treppiedi o la fotocamera, basterà cambiare appunto la prospettiva. Fatto questo, scattiamo. Possiamo scattare in tutti e tre i tipi di formato, quindi medio, piccolo e grande. Possiamo ruotare, fare lo zoom, pure con la rotellina del mouse. Sappiate che la qualità della fotografia fatta con questa fotocamera sarà sempre, sempre bellissima, eccellente. Ok? E una volta scattata questa fotografia, è successo qualcosa? No. Le foto si troveranno, come dicevo, nell'inventario di Rose. Qui abbiamo tantissima roba. Lei ha già qui tante altre foto che non ho piazzato, ma come vedete la fotografia che abbiamo scattato è proprio qui. Interrompiamo la posa, quindi togliamola così. Adesso hanno cambiato posizione. Bellissimi tra l'altro, manca a dirlo. Vediamo un po' come si presentano le foto su parete. Ci troviamo nella camera da letto di Rose e Michael e come potete vedere qui abbiamo degli scatti, per esempio di quando erano giovani, di quando sono andati in vacanza al mare. Se non ricordo male qui abbiamo qualche scatto delle bambine, sì, di quando erano piccolette. Abbiamo il toddler e l'infant, guardate quanto sono belle queste pose fatte al mare. Vi faccio vedere anche delle altre fotografie scattate sempre con una delle figlie di Michael e Rose. Guardate che carine qui queste pose dei bimbi, fantastiche. Utilizziamo questa parete in prestito dalla nostra dalla figlia di Rose e Michael, che si chiama appunto Alissa, per mettere le fotografie che abbiamo appena scattato. Andiamo su Rose nel suo inventario. Ecco la foto che abbiamo appena scattato, vediamo se ce ne sono le altre. Bene, una volta appoggiate così sul muro possiamo decidere di dare una cornice, quindi di impostare una cornice. Aggiungi una cornice, farei una cornice bianca, ecco qui. Potremmo anche impostare un filtro a posteriori, in questo caso vediamo seppia, vedete? Quindi possiamo scattare la foto regolarmente con i colori ma poi modificarne il filtro e poi possiamo anche togliere il filtro con nessun filtro se non ci sono piaciuti. Ovviamente possiamo mettere tantissime tipologie di cornici, anche in questo caso io ne ho scaricate alcune su internet, quindi sono dei cc e vi faccio vedere come le ho utilizzate nella casa sempre di Rose e Michael. Guardate qui per esempio queste due cornici in cui ci sono loro da giovani e le loro bimbe piccoline. Oppure ancora vi faccio vedere questa bella foto, eccola, delle bimbe piccoline, che vi faccio vedere lo spessore su tela. Su tela perché ho utilizzato l'altra mod, qui abbiamo un batuffolino, che è la mod Photographic Memory 2.0. E con la Photographic Memory 2.0 troverete questa pennetta e basterà cliccarci su per fare studio fotografico. E io di solito utilizzo Crea Photo Gift. Possiamo infatti realizzare Polaroid, tele di diversa grandezza, possiamo addirittura realizzare un calendario. Realizziamo subito un calendario. Vi dà a disposizione tutte le foto scattate, sia messe a parete ma sia messe negli inventari, quindi ne possiamo scegliere una. Facciamo una foto di tutta la famiglia, anche se manca il quarto, il quinto piccoletto. Ok, grazie all'acquisto, gli oggetti speciali che Rosa ha acquistato si possono trovare nel suo inventario. Quindi andiamo nell'inventario, andiamo a vedere il calendario che abbiamo appena realizzato. Guardate quanto è carino questo calendario da parete, giusto per personalizzare un po' le vostre stanze, i vostri soggiorni, adorabile.
E quindi questo è quello che può fare la Photographic Memory 2.0. Vi faccio vedere un'altra cosina. Magari facciamo una Polaroid. Facciamo una Polaroid di loro da giovani. Ok, si trova sempre nell'inventario. Eccola qui. Guardate che carina, veramente sfiziosa, tipo ad esempio nella stanza di Alissa, quindi la figlia, sarebbe bello mettere tutta una serie di fotografie fatte così con la Polaroid, bellissimo. Torniamo da Michael e Rose perché vorrei farvi vedere un po' come funziona lo Staff Pack Moschino. Ok, sono andata a realizzare un piccolo studiolo fotografico per la nostra famiglia Helton e vi faccio vedere un po' che cosa comprende questo Staff Pack Moschino e come poter realizzare delle foto, nonostante il primo metodo che vi ho mostrato sia quello che io preferisco. Allora, per evitare di barcamenarci in tutti i miei oggetti, andiamo a selezionare proprio il pack ed ecco qui. Io ho utilizzato il trucchetto un attimo per rendere utilizzabili anche gli oggetti non utilizzabili, perché come vedete questa si sblocca solo quando si intraprende la carriera da freelance fotografico, per cui adesso la vedete, ma insomma se non fate il fotografo o se non utilizzate il trucco non riuscite a prenderla. Andiamo ad impostare questo set, sicuramente ci vuole un treppiedi, ci vuole anche le luci. Guardate come si riduce la luminosità delle luci da soffitto quando mettiamo le luci queste. Poi abbiamo quest'altra luce da studio di moda. La mettiamo più vicina. Ok. Abbiamo il segno per soggetti da studio di moda, lo posizioniamo qui. Abbiamo anche diversi, diciamo, sfondi. Abbiamo il telo fotografico oppure lo sfondo da studio di moda. Questo è dritto e gli si può agganciare anche questo rotondo, curvo, scusate, lo mettiamo tutto. Ok, credo che siamo pronti per partire. Mettiamo la macchina fotografica. Ne approfitto per farvi vedere le cornici che vengono fuori con questo staff pack. Lo vediamo qui, ecco, queste sono delle cornici, ma grazie alla magia, diciamo, del building possiamo anche ampliarle, quindi allargarle, ingrandirle o ridurle a piacimento. Abbiamo questa così, abbiamo anche quest'altra e questa. Ok, in questo caso sarà Michael che farà una bella fotografia, un bel servizio fotografico a Rose, per cui postiamo il soggetto che vuole scattare la fotografia come principale, clicchiamo sul segnale e chiedi di mettersi in posa a Rose, ovviamente. Adesso Rose entrerà nella stanza e andrà. Nel frattempo, Michael può cliccare sul treppiedi e fare alcune opzioni, scegliere alcune opzioni. Quindi scatta una foto di, in questo caso, selezionare Rose, oppure ancora può fare scatta una foto di un sim sul segno per oggetti, che è quello che ci interessa. O ancora scatta una foto di un sim con un animale, quindi lei più selezionare il cane, e magari questo lo vedremo anche, ma per adesso andiamo su un classico ed è scatta la foto di un sim sul segno per soggetti, ovvero Rose. Prima che faccia la fotografia, vediamo di impostare anche lo sfondo. Vi premetto che questi sfondi non sono belli per niente, ce ne sono un paio, ma per dovere di cronaca ve li faccio vedere. Guardate qui, zucchero filato, oppure cosa c'è ancora? Foresta soleggiata. Paesaggio urbano, beh, forse paesaggio urbano è il più carino. Mettiamo paesaggio urbano. Perfetto. E adesso vai. Ok, con questa fotocamera, che è quella, diciamo, professionale, se così possiamo dire, possiamo fare anche qui lo zoom, spostarci a destra o a sinistra, in basso e in alto, e anche ruotare la, diciamo, prospettiva di 360 gradi. La differenza di questa tipologia di fotografia fatta in questo modo è che ovviamente non abbiamo scelto una posa, ma possiamo scegliergliela qui. Ecco, vedete, Rose cambia posa. Troviamo una foto, una posa in base diciamo, all'humor. Facciamo un rilassato. Una foto molto banale e semplice, ruotiamo. Non è detto che la qualità venga ottima di queste foto, perché ovviamente conta molto
utilizzando sempre questo tipo di fotocamera, conta molto quanta abilità abbia il fotografo in fotografia, per l'appunto. Adesso che abbiamo fatto le foto, si troveranno ovviamente nell'archivio di Michael e utilizziamole, proviamo a metterle dentro. Abbiamo inserito una delle fotografie all'interno della cornice piccolina e volevo farvi vedere che questa grande, per esempio, non può andare in questo tipo di cornice nemmeno se la riduciamo, quindi non c'è molta elasticità nella gestione delle foto. Qui dentro ci va una foto piccola, così come diciamo, è impostata la cornice. Proviamo con un'altra foto, infatti scattata da Michael. Ok, vedete, questa è una precedente foto, qui dentro ci calza perfettamente. Sempre grazie al treppiedi, al segnale per fotografie in cui in questo momento è posizionata Rose, possiamo anche fare delle foto con animali, come vi facevo vedere prima. Per esempio, scatta la foto di un sim con un animale, quindi Rose e Paddington. Ok, quindi Rose si è spostata dal segno per terra, che le è servito solo per far sì che fosse davanti la fotocamera. Questa è l'unica posa possibile con questo gattino. Chissà col cane che è più grande, adesso lo proviamo subito. Ecco una fotografia con il cane, che in questo caso non è esattamente delle migliori. Non ci possiamo spostare di molto perché, come vedete, è molto rigida la posa che abbiamo scelto, o non che abbiamo scelto, che è prevista dal pacchetto, ok? Invece esistono delle pose tanto carine da poter utilizzare con i nostri amici animali e anche per quello dobbiamo usare il teleporter. Come potete vedere, ho rimosso lo sfondo e il segno per fotografi perché vorrei mettere uno sfondo più sfizioso, magari scegliere dalle pitture qualcosa che si possa utilizzare, per esempio questo. Guardate quanto è bello, questo ovviamente è un CC, è una foresta incantata con tanto di cerbiatto. Questo sfondo lo utilizzai una volta per la realizzazione di un servizio fotografico di donna incinta, diciamo così, bellissimo. Mettiamo anche queste di lato. Possiamo utilizzare qualsiasi cosa per realizzare il nostro set il più vero e più bello possibile. Guardate, esistono anche i tappeti, magari questo per esempio lo ingrandiamo. E poi ci serve sempre il nostro teleporter che andiamo a posizionare in modo da garantire le pose sia a Rose che al cane. Anche in questo caso due teleport, uno e due. Come sempre, possiamo fare in modo che sia un sim a scattare la fotografia oppure utilizzare la nostra ISO Love Photo. In questo caso facciamo che sia Michael che scatta una foto a Rose. Il gattino in questo momento non si vede, si vedono solo le zampette e scegliamo la posa. Tempo fa avevo scaricato questa posa carina con io e il mio gatto. Vediamo un po'. Qui abbiamo M che sta per man, ma possiamo utilizzarlo tranquillamente anche per una donna, e cat ovviamente il gattino. Proviamo a fare questa, la posa 2. No, mi piace l'ultima. Proviamo, anzi, vi dirò, sono più belle queste. Guardate che belle queste. Ok, facciamo la 7. Andiamo a cliccare sulle zampine del gatto, che è l'unica cosa che si vede. Scegliamo di nuovo il pack. Era la posa 7. Cut. Ok, e via la magia. Fantastico, guardate quanto è carino. Oh, molto meglio di quelle pose bruttine di Moschino. Adesso però Michael deve scattare la sua foto, quindi siccome non abbiamo ovviamente un segno per soggetti, è diventato non editabile, possiamo tranquillamente fare scatta una foto. E la prima cosa che verrà sarà il soggetto che è davanti. Esatto, siamo un po' lontani, ma noi abbiamo il nostro zoom. Guardate che bella questa fotografia con l'oromicetto. Ecco qua. E con uno sfondo niente male, tra l'altro. Ovviamente si può pure sfruttare la natura per fare queste fotografie, ma visto che siamo in un set fotografico, potete sbizzarrirvi come meglio credete. E siccome non siamo contenti delle pose che abbiamo realizzato fino adesso, continuiamo con un'altra posa a tre. Posizioniamo tre armature, facciamo una foto con il nostro piccoletto, solo che in questo caso, visto che non c'è un soggetto che scatterà la foto, vendiamo questa fotocamera che è troppo, riprendiamo la nostra ISO Love Photos, la impostiamo sul cavo
tre piedi e andiamo a fare una fotografia di gruppo. Eccoli qua, tutti scoordinati come colori, ma va bene lo stesso. Andiamo a impostare la posa, ok, trovata. Come potete vedere, questo tipo di posa ha un'altra caratteristica che non ero riuscita a farvi vedere, ovvero l'all-in-one. Cosa significa? Che praticamente, come vi spiegavo prima, ogni pacchetto di pose al suo interno magari può averne 3, 4, 5, questo ne ha addirittura 6. Quindi l'all-in-one ti permette di selezionare tutte e 6 contemporaneamente, quindi ci sarà un breve stacco di tempo tra una posa e l'altra. Proviamola subito, quindi facciamo l'all in one per il maschio, l'all in one per il toddler e l'all in one per la donna. Ed ecco qui, sono in posa. Come vedete, le pose cambiano da sole, mentre che cambiano possiamo anche decidere di fare una fotografia con la nostra macchina fotografica, quindi aspettiamo che cambi. Bellissima, c'è. La trovo adorabile questa posa, guardate che bella. Nel frattempo possono cambiare la posa e noi possiamo continuare a scattare fotografie. Ci siamo spostati all'interno della casa, tutta la famigliola è qui seduta, manca solo la ragazzetta più grande, l'adolescente, perché volevo farvi vedere un'altra tipologia di foto, ovvero quella con gli oggetti. Ci sono due tipologie di pose, quella che prevede la posa sopra un oggetto, quindi ad esempio un divano o un letto, e la posa che prevede invece l'utilizzo di un oggetto proprio manuale, quindi qualcosa in mano, qualcosa che si indossa, e quello va modificato in CAS, di cui purtroppo attualmente non ho visibilità. Vi faccio vedere comunque, la logica è la stessa, perché ad esempio se esiste una posa con una tazza di caffè in mano, la tazza di caffè viene scaricata come un oggetto che poi si vedrà nel CAS, ad esempio tra gli anelli, ok, o tra le unghie, quindi magari si andrà a impostare quell'oggetto come anello e il sim ce l'avrà sempre in mano. Quando si andrà a inserire nella posa, quel sim avrà in mano la tazza del caffè, giusto per darvi un'idea. Adesso vado a mettere due teleporter dentro al divano, uno e due, perché voglio fare una foto a questi fratellini, o meglio a Aiden e Blair. Adesso imposto per loro una posa, assicuriamoci sempre del sim al quale stiamo dando, facciamo child. Allora, teoricamente questa posa è dedicata agli infant, il nostro in realtà è un toddler, ma si adatta lo stesso, l'ho già provata e sembra funzionare bene. E voilà, eccoli qua i fratellini sul divano insieme, bellissime, e potete veramente sfiziarvi e divertirvi e cambiare e fare qualsiasi tipo di foto o di posa da appendere nelle vostre case Sims. E niente amici, questo video termina qui, spero di aver detto le cose essenziali, di non aver dimenticato nulla. Se avete domande, quesiti, dubbi, informazioni, se volete rettificare qualcosa, se avete curiosità, se sapete qualcosina in più di quello che vi ho raccontato, scrivetemi nei commenti e sarà bello parlarne insieme. Io per adesso vi lascio e vi mando un bacio e spero di esservi stata d'aiuto. Ciao, alla prossima!